Il 2019, a quanto pare, sarà l'anno delle donne e si apre sotto i migliori auspici nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per quanto riguarda i parti. Sono due bambine le prime nate all'ospedale San Salvatore. La prima è Sara Cosenza, aquilana, che è venuta alla luce a 00:19 con un parto cesareo guidato dall'equipe medica dei dottori Gaudieri e Concordia. Molto emozionati, chiaramente, il papà Stefano e la mamma Annalisa Alvisio, che ricorderanno questo momento per tutta la vita. Una bambina bellissima di 3,3 kg, festeggiata da medici, infermiere e ostetriche. A farle compagnia subito dopo, nel reparto di ginecologia diretto dal professor Giulio Mascaretti, qualche ora dopo è arrivata anche la piccola Marlene Fiori, aquilana, con i suoi 2,8 kg, è venuta alla luce invece alle 10:04 del mattino con un parto naturale, seguito dalla dottoressa Paleri, per la gioia di papà Antonio e mamma Sara Maddalena Cocuzzi. Hanno assistito ai parti le ostetriche Serena Sbroglia, Laura Bucci, Paola Centofanti e Claudia Carosi. Soddisfatto il direttore dell'unità operativa Giulio Mascaretti. Sono felice di questi due primi parti nel giro di 12 ore che segnano un trend positivo in città. Anche se i parti sono inferiori rispetto agli anni passati, i numeri sono comunque positivi, perché l'Aquila, rispetto ad una tendenza nazionale che vede sempre meno nascite, risulta essere in attivo. Alla guida del reparto, che è sempre stata un'eccellenza con grandi professionalità, sia in termini di medici che di infermiere ostetriche, da poco c'è il professor Mascaretti, che ha diverse idee per far crescere il reparto. Una rivalutazione del parto e della gravidanza, la valorizzazione della sala parto stessa e del personale di alto livello che vi opera, sono solo alcuni dei punti sui quali si investirà nel 2019. Ci sono nuove idee che a breve verranno sviluppate anche in termini di assistenza alla gravidanza. Il professor Mascaretti, conscio della grande responsabilità che lo attende, ha in mente un reparto innovativo e chiede aiuto alla governance dell'ospedale per due questioni su tutte, personale e attrezzature. L'ultima nata del 2018 invece è stata Frida Ciapa di San Pio delle Camere, venuta al mondo alle 17:56 del 31, 2,9 kg di morbidezza tra le braccia di papà Daniel e mamma Mara De Francesco.